Io mi sono laureato in economia e commercio e poi sono scappato a Londra per imparare a fare il regista. E lì mi sono fatto una bella gavetta, ho fatto a un certo punto, sono arrivato ad avere un programma televisivo mio. Dopo 8 anni mi sono tornato in Italia. E in Italia ho iniziato come autore televisivo, ho poi fatto dei documentari, ho fatto 7-8 documentari. C'è stata questa serie televisiva che si chiamava I soliti idioti, che è durata 4 stagioni su MTV, e da cui poi sono stati anche tratti 2 film. Ci vuole dire delle sue impressioni della giornata di oggi qua a Digital Full Lovers? Allora, è una giornata molto interessante. Allora, il fatto di unire delle scuole diverse, lo scientifico, la ragioneria, insomma, alla vostra scuola, IDF, è stata una cosa molto interessante. Io quando studiavo, mi ricordo, ho fatto ragioneria, insomma, la ragioneria era da una parte, lo scientifico dall'altra, il classico. Unire i ragazzi per un unico progetto, secondo me, è stata un'idea veramente bella. Mi sono divertito moltissimo, perché sono questi ragazzi, intanto ci mettono un sacco di passione, e vederli lavorare insieme seriamente per arrivare a un risultato di questo tipo era bello. Io mi occupavo di valutare i video, diciamo che per tutte le sezioni, cioè web marketing, parte economica, video eccetera, la parte video era forse la più difficile da realizzare in questo, cioè più difficile visto i tempi che c'erano a loro disposizione. In 2 ore dovevano girare, montare un video, creare questo teaser, diciamo, di meno di 2 minuti, in cui si raccontava il ristorante, il piatto, e si faceva anche della comunicazione. Diciamo che è stato molto difficile per me valutarlo, perché in 2 ore non si poteva arrivare a dei risultati di un certo livello. Però secondo me i vincitori sono stati i più intelligenti, perché hanno deciso di raccontare il loro progetto in un modo molto semplice, però almeno sono arrivati alla fine del risultato, senza aspettare rendering di 1 ora e quindi arrivare con un video non completato, insomma. Si darebbe ai nostri ragazzi e eventualmente anche a noi docenti rispetto al tema della comunicazione? Io credo, cioè questa è la mia opinione, che adesso, visto come stanno andando i social, sono sempre più presenti nelle nostre vite, bisogna orientarsi verso quel mondo lì. Allora, ormai io credo che il fruitore di qualsiasi prodotto ascolta più una vlogger di successo piuttosto che uno spot costato 1 milione di euro che passa sulla Rai. Allora, se il ragazzo si identifica con il vlogger che mi posta 2 minuti di presentazione di un prodotto, è ovvio che è molto più efficace.